Riemergo dai boschi e torno alla civiltà, si fa per dire. Volevo parlare degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, ombrellino e tettone con la pancetta, altro che le anoressiche solite. Si vede che è diverso, sia chiaro. Secondo la TV scorre poco motociclismo nel sangue degli americani. La realtà è che gli americani hanno le loro gare in cui non si sa quasi mai chi vince, e non è solo perché non si cagano di strisce, una cosa patetica che noi ci ostiniamo a chiamare mondiale con 16 partenti e solo due possibili vincitori alla volta. Vuol dire che non amano le due ruote, insomma, non amano neanche la Superbike, che è molto vicina alla loro EMEI, ma non è per questo che non sono interessati alle moto. Insomma, è andata come doveva andare, ossia con le Honda a dominare, sia con le ufficiali che con le clienti quasi. Se fossi un illuminato, direi suggerimenti di Stoner dietro al successo Honda, un po' come si fece quando Stoner tornò a vincere dopo la firma di Rossi su Ducati. Però mi devo regolare, perché qualcuno con la memoria corta non crede che sia uno scherzo, che ci sia qualcuno che veramente è riuscito a dire una cosa del genere. Comunque finisce così: le due Honda davanti, Marquez e Pedrosa, poi Lorenzo e Rossi con cattivissime prove, metà gara nelle retrovie, poi un trionfo contro due Honda clienti, di cui una guidata da un debuttante. Alla TV urlano come a Berlino 2006, è un successo quasi. Ho sentito che a Discovery Channel, ho sentito che secondo la scienza un giocoliere non riesce a far volare e gestire più di 12 palle contemporaneamente, ma questi qui sono in tanti, belli in forma e freschi da casa, perché la TV ha finito i soldi e sembrano voler battere il record delle palle volanti, specialmente nel dopogara in cui si mettono la giacca. Sappiamo tutti che le persone con la giacca in televisione, ma anche non in televisione, sono le più pericolose. A fuori giri c'è la versione parzialmente scremata di tre ultras con la giacca, con licenza di offendere e insultare chi che sia, nonostante il precedente frignodromo strappalacrime organizzato dalla telecronaca. La telecronaca. Nei primi giorni, orfana dell'uomo valore aggiunto, il grande dittatore e regolamentatore di internet ha offerto veramente chicche di alto livello. Per esempio, Marquez non è Marquez, dovete sapere che è Rossi che si è reincarnato in lui. Il nuovo buddismo fai da te, che prevede che uno si reincarni nel corpo di un altro anche se questo è ancora vivo. Quindi non si capisce chi sia rimasto a guidare dentro il corpo di Rossi. O forse Rossi è morto davvero, come dicono i suoi detrattori, e stanno guidando a turno Graziano e Uccio. Oppure si è rotto le palle di arrivare dietro e ha deciso di portarsi avanti, di reincarnarsi e traslocare dentro uno che vince. O io non lo penso, ma non sono io che l'ho detto alla fine. Deve essere quello che è successo a me. Da un momento all'altro sono ingrassato, davvero. Deve essere uno pigro che si è stufato di pagare il mutuo, i conti così, e mi si è reincarnato dentro sperando di non pagare più le bollette. Gli è andata male. Ecco spiegato il senso di pesantezza. Nel 2010 dategli una Ducati, nel 2011 dategli una Ducati come vuole lui, nel 2012 dategli una Yamaha, nel 2013 dategli una Honda, dico dati a caso, dategli un taglio direi io. Insomma, Valentino è veloce, dicono, ma con i tempi, ma in difficoltà nel superare, quindi non sa più superare. Valentino fa fatica a inizio gara con la moto piena e rinviene poi, quindi non ha il fisico, è vecchio. Cosa facciamo? Lo facciamo ringiovanire, invecchiamo gli altri per pareggiare? Decidiamoci. Bisogna accettare che Valentino Rossi, Valentino, che lui viene chiamato per nome e gli altri per cognome, possa in questa sua fase della carriera vincere o far bene saltuariamente, non sempre come prima. Vogliamo accettarlo o no? Perché se non lo accettiamo, poi dobbiamo distorcere tutto, poco a poco, la realtà, con un effetto domino che porta a dire cose veramente ridicole, tipo perché in prova sceglie di usare la gomma dura e perde 8 decimi, e sceglie volontariamente di perdere 8 decimi. E poi comunque in qualifica con Marquez primo, che dà mezzo secondo a tutti e rende brutte le qualifiche di chiunque, partire secondo o terzo è quasi una sconfitta, partire nono invece è una vittoria. Tutto così, un domino di puttanate. È necessario vedere reincarnazioni e complotti per ammettere che qualcuno con la moto campione del mondo non vinca e finisca comunque sempre dietro regolarmente al suo compagno di squadra, la cui moto si è invocata fino a ieri? Si pensa veramente di aiutare Valentino Rossi così? La sua carriera è incontestabile. Serve davvero questo accanimento terapeutico che a volte quasi lo rende antipatico? Servono veramente degli Emilio Fede del motociclismo? Poi è chiaro che la gente inizia a prenderti per il culo e a risponderti: hai aperto un canale Twitter? Ce l'hai un profilo Facebook? Dici robe strane alla TV e vuoi che la gente non ti risponda?
E finisce che i due cronisti si acchittano una domanda risposta, si acchittano, si preparano, come si dice a Roma, una domanda risposta fatta apposta per cercare di arginare le critiche, le prese per il culo di internet, che solo mia nonna ormai sa che è come asciugare gli scogli o smacchiare un leopardo slegato perché ti fai male. Secondo te c'è rispetto per i piloti? No, secondo me no, anzi ti dirò, è tutto è peggiorato, la gente ti critica, ti insulta, ti prende in giro, una volta non era così, è colpa di questi social, c'è un imbarbarimento, la gente è ostile, prima non era così, c'era solo nel calcio, è colpa di internet, dei social, maledetti social. Nel calcio si pestano da 100 anni eppure i social non c'erano. Di chi era la colpa? Mica dei media di allora che esacerbavano gli animi con i giornali, i giornaletti, le radio, le radioline, se già si esacerbavano da soli. Chi ha portato il modo di fare nel calcio e nelle moto? I social? Sicuri? Innanzitutto c'è ancora poi l'idea che i social su internet ci siano delle persone apposta, cioè che non vivono normalmente, non vanno al bar, non guardano la TV, non guardano le motociclette, sono lì su internet e ti aspettano per romperti le balle, gente da bar. La gente da bar, le chiacchiere da bar, ma chi pensano che siano i loro spettatori? Il Dalai Lama, Kofi Annan, Papa Francesco e tre pacifisti col saio? Sui social ci sono le stesse persone che ti guardano in TV e poi finalmente dopo anni vedono che sei su Twitter e ti chiedono spiegazioni, lì. E se ti insultano vuol dire che sono dei tamarri, ma anche che forse hai rotto i conigli. Non vanno in piazza per te perché non ne vale la pena, però se si trovano lì a dirti due cose te le dicono. Non mi risulta nemmeno che ci si nasconda più di tanto un nick. Su Facebook mi sembra che il 95% dei casi degli utenti abbiano un nome. Su Twitter è quasi impossibile metterlo per l'intero, però non è un segreto. Rimane solo da accettare che la gente non sia d'accordo con te, non sempre, soprattutto ultimamente che stai esagerando. Gli insulti non vanno bene e le critiche nemmeno quelle. Ma non sono vis-à-vis. Non sono vis-à-vis io. Più vis-à-vis di così. Un cappello assurdo, ma sono vis-à-vis. Facciamo delle regole, certo, come in Iran o in Cina, ma avete visto che non funziona nemmeno lì. Io stesso faccio parte di un network che se mi toglie la rete so ben io come fare. I tempi sono cambiati, la qualità del pubblico è scesa. È vero, la qualità è scesa e la qualità dei media è salita. Piero Angela ha il pubblico che si merita e voi il vostro. Una volta le TV andavano sul posto, c'erano loro e basta, ma c'erano. Erano autorevoli, o almeno così credevamo, raccontavano le cose che succedevano, non quelle che volevano che succedessero per far su la telenovela. Non c'era il wrestling. E non erano così sfacciate. Il modello Maria De Filippi è una cosa abbastanza recente, l'hanno inventato i social. Con Urban ti addormentavi, ma non era così fazioso. Urban non intervistava i piloti per chiedergli della gara dei colleghi, ma soprattutto non gli potevi rispondere alla TV. Questo è il problema. Adesso le TV non vanno neanche più agli eventi e commentano da casa. Qual è la differenza fra la TV sacra dei mega giornalisti e i sitarelli dei poracci, se i giornalisti sono più tifosi e faziosi del pubblico che li guarda? In questo caso nessuna. Stiamo a casa tutti e due diciamo quello che vogliamo, eppure danno fastidio quelli su Facebook. Se uno che ha dei milioni di spettatori, o almeno così dice, perché sui dati ci sarebbe da discutere, è infastidito da uno che ha lo 0,5 su Facebook, questo affaccendatissimo Mr. Helmet, come dice il gran censore, vuol dire che non deve essere tanto tranquillo del suo lavoro. Se mi critica uno, a me che mi frega, mi dà fastidio, lo blocco così non lo vedo più e lui continua a dire che faccio schifo per conto suo, amen, a me che mi interessa. I siti e le pagine Facebook non entrano nella casa degli italiani, la TV viene subita. Dove altro posso guardare la MotoGP col commento in italiano? Da nessuna parte. Una fanpage invece la clicca chi la vuole cliccare. Se non gli piace la ignora. Quindi fatemi capire, voi siete il Vangelo e vi criticano e io invece sono Satana e mi vengono a cercare per cliccarmi. Gli adoratori di Satana, per fortuna, sono solo lo 0,5%. Anche se in base agli ultimi ascolti mi sa che la proporzione è un po' diversa. Quindi come ci si può preoccupare tanto di uno 0, e fare le telecronache ribattendo i tweet a uno se non si è abbastanza in crisi con se stessi, con la propria coscienza professionale? A chi la raccontiamo? Rispetto, manca il rispetto per i piloti. Pedrosa sembra un trovatello, uno scappato di casa, detto da uno che sembra che dorme alla stazione. Se Pedrosa arriva terzo si deve suicidare. E quello che arriva quarto invece? Suicidare? Rispetto, rispetto, vergogna. Spies se le cerca, a parte che non sanno nemmeno che la spalla a cui si è fatto male non è quella da cui è appena guarito, ci mettono 1 giorno e mezzo. Rispetto, eh. Crutch lo sbaglia, guidare sopra i problemi è sbagliato perché non li risolvi e crei altri problemi, mentre invece una volta era figo e chi non guidava sopra i problemi era uno sfigato. Rispetto, eh. Stoner è uno psicopatico che si inventava le malattie, non sa cosa fare della vita, uno che si rompe le balle della famiglia, non lo vuole nemmeno la figlia, ha mandato in rovina Cecchinello, rispetto, eh. Stoner ha fatto più male o più bene la Ducati? Più male, rispetto, eh. Stoner è un caso umano, un uomo in difficoltà che qualcuno lo aiuti, ha la macchina tutta Red Bull, è uno che non sa cosa fare delle sue giornate, rispetto, eh.
quando si vomitava nel casco, questo vinceva, andava sul podio e dicevano che era psicolabile. Rispetto, Ducati moto di merda, ho detto io? No, rispetto. Questi sono gli ultimi, poi tornando indietro, pensiamo a Melandri, la figura da idiota che gli hanno fatto fare quando non riusciva a fare quello che faceva Stoner. Però Melandri ha rinunciato a un anno di contratto e dei bei soldi. A Biaggi, il cui video in cui viene preso per incapace, gira ancora su YouTube e dura 11 minuti e 45 secondi. Il processo dura 11 minuti e 45 secondi, sono in tre a martellarlo. Le cose sono tre: o non va la moto, c'è un complotto, o sei tu che non vai. Ai complotti non crediamo, la moto ufficiale è rispetto, eh. Capi Rossi che non si sa quanti mondiali ha vinto. Rispetto e incompetenza. Bautista e Bradel danno l'idea di come la Honda vada meglio della Yamaha. E Lorenzo che moto ha una Gilera, cioè dal Gilera a fuoco con tre ruote. Rispetto, eh. Bautista dipinto come un assassino che vuole buttare giù la gente. Incapace. Rispetto, eh. È vero che manca rispetto per i piloti, ma da parte della TV manca il rispetto per il motociclismo con gente mandata a pascolare in pit lane senza guinzaglio né museruola che bisognerebbe andargli dietro come al cane con il sacchetto e la paletta per raccogliere gli escrementi di incompetenza motociclistica che lascia in giro. Gente che va in diretta e non sa distinguere una slick da una rain. Gente che parla di raglio e degli asini riferendosi a piloti del mondiale, Laverty, Rey. Gente che spera che Lorenzo asfalti Stoner e lo twitta pure, che fa domande d'asilo, che intervista un pilota chiedendogli di un altro, che dà del trovatello a uno che è secondo nel mondiale e invoca il suicidio. Con gente che chiama uno che conosce da anni Forcada, jamón, prosciutto, anziché Ramon, con persone che girano il mondo da anni e non sanno fare una domanda in inglese, che non conoscono i regolamenti delle discipline dei quali hanno i diritti in esclusiva, che non fanno nessuno sforzo per impararli e che cazzeggiano durante la telecronaca, che ormai non è più nemmeno in italiano ma in milanese, con termini inventati che sembra di guardare Mio, Mao, Barbapapà e Teletubbies messi insieme con un autoconvincimento di comicità che non accetta di essere messo in discussione. Mentre invece a casa ci sono. Sì, quelli che non sanno nulla. Ma ci sono anche enciclopedie umane che sanno tutto, che hanno visto le gare, appassionati che sanno a memoria i tempi, gli orari, i calendari, i risultati, le squadre, i team. E non vi possono criticare questi qui? Non vi possono criticare? Sono incivili, non vi possono contraddire, sono incivili solo perché reagiscono alle puttanate. Un insulto per quanto sbagliato è davvero peggio della mistificazione pluriennale di cui siamo tutti quanti spettatori. Benvenuti nell'era dell'informazione a cui si può rispondere. Ben svegliati, ammesso che vi siate svegliati. Peccato che nel frattempo siate già morti. Accettate la morte dell'informazione a senso unico. Della dittatura fatta di TV finta, gentile, con le finte interviste e il finto televoto, per non parlare delle marchette, della TV del dolore, delle televendite camuffate da spiegazioni tecniche, della latitanza, spesso volentieri della scritta messaggio promozionale editoriale. Se non accettate che tutto questo rischia la fine, dovete accettare la vostra di fine. Fate TV per un 99% che non sa le cose? Va bene. Ma allora imparate ad accettare anche quei 4-5 che vi criticano, perché invece le cose le sanno, magari anche solo perché non sono d'accordo con voi. Tornando alla realtà, bisognerebbe prendere esempio dal mago Telma o dai cartomanti in TV. Sono ridicoli, lo sanno, accettano, magari sono avvantaggiati perché lo fanno apposta, ma a questo punto lo accettano. Non è che mettono su un frignodromo ogni volta che qualcuno gli contesta. Ci sono quelli a cui piace, quelli che credono nelle loro cose e stop. Fanno spettacolo, prendono il gettone e stop. Non è che hanno la pretesa che tutti prendano quello che dicono come si prende l'Eucaristia. Bisogna accettare le critiche, ancora meglio se siete sinceri e credete veramente in quel che dite. Poi potete sbarcare dove volete sui social che fanno tanto schifo, ma poi alla fine ci arrivano tutti, come internet che faceva tanto schifo e poi ci arrivavano tutti, come il telefonino che faceva tanto schifo e adesso ce l'hanno tutti. Fate come il mago Telma, andate in TV, mettete su il vostro spettacolino, prendete i soldi, tanti, fate il vostro rito propiziatorio finto e via. Non vi preoccupate dei social maligni adoratori di Satana. Vi mancano gli abiti, ma per il resto ci siamo. Fate come io Telma. Rispetto si pretende quando lo si dà, oppure continuiamo tutti così, ognuno faccia il suo e non si preoccupi degli altri più di tanto, senza fare troppe crociate. E scendete dalla croce che il legno serve. Stop alle telefonate e via al televoto.